Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è il vostro Megozzo, come andate? Come state? Spero tutto bene. Secondo me voi state pensando, Omega, ma sei morto? No ragazzi, non sono per niente morto. Come prima cosa, vi inserirei questo video speciale che per chi mi segue su Instagram lo avevo preannunciato sia su Instagram che su YouTube. Scusate davvero per l'assenza, ma chi mi conosce e mi segue anche su Instagram sa che ho preso un cane, ci sto tanto tempo dietro. E veramente mi sta togliendo tanto tempo. In più, come vedete, chi conosce la mia stanza sa che dietro ci sono sempre stati poster, soltanto che li abbiamo tolti perché ho dovuto fare dei lavori di pittura. Insomma, non vi sto a dire che questa stanza non esisteva praticamente più. C'erano solamente i muri, tutti i mobili, tutti i letti, non c'era più nulla. Quindi diciamo che ho avuto un po' da fare, spero possiate scusarmi, anzi per farmi scusare vi porto appunto quest'oggi un video speciale, io ovviamente vi invito ad andarlo a vedere al cinema, che sarebbe la continua, quindi il secondo capitolo di It parte 2. Quindi non so ragazzi, andatelo a vedere al cinema perché è bello. E ovviamente in questo video non ci saranno spoiler, attenzione, ma in parte seguirà il filo logico della storia, ma niente spoiler, quindi tranquilli. Guardate un po' che cosa mi hanno dato quando sono andato a vedere la prima di It. Mi hanno dato questo poster super fighissimo. Immagino che si veda. È una figata pazzesca. Questo qua andrà ad appendersi là sopra la mia collezione quando, appunto, l'ho letto, siccome avevo fatto dei lavori in casa, c'è stato un macello, quindi scusate ancora per l'assenza. Quindi mi raccomando, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale, ovviamente, che questo non potete non farlo, e vi invito a seguirmi tutti quanti su Instagram, che trovate qui e in descrizione. Mi raccomando, ci mettete solamente 2 secondi, ragazzi, venitemi a seguire così. Vabbè, a parte che a breve c'è un giveaway, quindi mi raccomando, andate a seguirmi sul profilo che domani esce, e così potete anche essere stati in tutti i prossimi video. Direi che è ora di iniziare. Mouse e tastiera alle mani, ragazzi. Ci aspetta un video della Madonna. Quindi preparatevi, mettetevi comodi, mangiate, scofanatevi, esplodete, non lo so, ma godetevi il video. Il video inizia esattamente come è finito It. Quindi, se avete visto il primo film di It, sicuramente sapete come è finito. E questo è il secondo video, che fa parte del video che abbiamo messo, che misi 2 anni fa sul primo film di It. Quindi, ovviamente, questa è la continuazione. Allora, ragazzi, stiamo discutendo perché, anche se a malincuore, tutti pieni comunque di dolore, siamo riusciti a sconfiggere It. Siamo appena usciti dalle fogne e qui stiamo praticamente facendo tutti quanti un patto, perché stiamo dicendo che se It tra 27 anni dovesse tornare, noi dobbiamo affrontarli, ma tra 27 anni, tipo Ronaldo Junior sarà tipo a giocare in Champions League, nella Juve, nel Real, chissà da cazzo starà giocando. Sentite ragazzi, chiaramente io non ci sto. E dopo l'esperienza di merda, sinceramente io non vorrei stare. Ragazzi, il nostro amico sta dicendo, Francis dice che se It dovesse tornare tra 27 anni ci informerà lui perché lui rimarrà qui. Ma sarà un macello, cioè saremo diventati tutti grandi, magari non ci saremo più. Ragazzi, allora, ci stanno chiedendo di giurarlo, va bene. Allora, i nostri amici ragazzi hanno fatto un patto. I nostri 7 amici hanno promesso che tra 27 anni, se It dovesse tornare, loro torneranno qui e cercheranno di combatterlo. Beh, ragazzi, voi se volete continuare, continuate a discutere. Ciao a tutti, io me ne vado, ci sentiamo. Ciao Francesca, ciao ragazzi, io me la svigno. Dov'è la bici mia? Eccola lì. Ok, ragazzi, io direi che è ora di andarsene perché questa storia di It veramente non se ne può. Veramente dura, per chi si ricorda il primo video, se non ricordate il primo video, ragazzi, lo trovate in descrizione. Ve lo metto in descrizione, casomai non ve lo ricordate. E se prima volete, insomma, volete seguire un filo logico, se non ve lo ricordate. Non lo ricordo manco io, pensate, l'ho rivisto anche io. Questa festa, ragazzi, è così noiosa. Aspettate, ma chi è questo? Non mi sembra né Ronaldo Junior né qualcuno che gli assomigli. Immaginavo che volesse venire qui a fumare qualcosa di illegale, mi sembrava normale. Non fatelo a casa che fa male, mi raccomando. Ma guarda tu, questo si mette e fuma così in una maniera impressionante. Vabbè, forse è meglio continuare a fumare. Ma ho le visioni? Ah no, lì è lo yacht, quello è uno yacht, sì, c'ho sempre tutto, c'ho sempre. Che strano ragazzi, io ho sentito tipo dei passi da dietro, ma forse avrò sentito male, forse è l'effetto della canna che mi sono fumato. E tu che cazzo sei? Senti amico, non so se lo sai, ma il carnevale è presto ancora. Immagino che l'unico ragazzo nero del gruppo era Francis, quindi ragazzi questo è Francis che è cresciuto ed è diventato abbastanza grande. Francis lavora come giornalista e è venuto qui appunto a vedere che cosa è successo. Ora andiamo a chiedere ai dottori. Oh, mamma, l'hanno trucidato. Oh mio Dio. Man,
Allora ragazzi, sto spiegando la situazione, Francis, ma il dottore non parla. Perché non parla? No ragazzi, non è possibile. Il paramedico ci ha detto che delle persone hanno sentito delle urla e subito dopo la gente si è affacciata e ha visto tanti palloncini rossi volare. No, 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 no. No, 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 non può succedere di nuovo. No, no, no. Ok, ragazzi, non c'è manco un minuto da perdere. Devo chiamare gli altri, non c'è un minuto da perdere, devo chiamare tutti. Ragazzi, Hit è tornato. Potrebbe essere dietro di me. Potrebbe essere lì, potrebbe essere ovunque. Ragazzi, Hit è tornato. Allora, ragazzi, ho appena finito il giro di chiamate, tanto sono detratato, e ho detto a tutti di venire qua il prima possibile. Oh. Questi ragazzi sono i miei genitori, penso che li conosciate, come nel film di Hit, appunto, i suoi genitori sono morti perché sono morti in un incendio, perché erano drogati e lui era poverino, l'unico che è sopravvissuto. Vabbè, ma non pensiamo a questo, andiamo fuori a cenare e aspettiamo che tornino gli altri. Oddio, beh, di certo uno che c'ha la Ferrari, ragazzi, può essere solo Ronaldo Junior. Sì, ragazzi, sono arrivati. Ragazzi, sono Francis. Bella, ragazzi, come state? Quanto tempo? Allora, immagino che tu, vabbè, lei è lei, questo mi sembra ovvio. Allora, lui sicuramente è il migliore amico di Ronaldo Junior, quindi lui sarà Albert. E loro due saranno i fratelli. Lui ha perso i capelli, perché mi sa, poi è diventato proprio brutto. Ma non manca uno, ragazzi. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, manca uno. What? Scusa, Ronaldo, dov'è il tuo figlio? No, aspetta, ragazzi, è impossibile che sia chi sia Ronaldo. Ronaldo Junior, sei tu? Ronaldo Junior? Boia, sei uguale a tuo padre, porca miseria. Ragazzi, è uguale. Lo stile non è cambiato, però, porca miseria, è uguale. Allora, ragazzi, si sta già iniziando a discutere. Ho detto che Hit è tornato. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Junior. Allora, ne stiamo parlando, ragazzi. Ronaldo Junior non ne vuole sapere. Francis è l'unico che ne vuole sapere. Gli altri se ne stanno totalmente fregando. Allora, dai, Fra, almeno tu. Albert, almeno tu. Dice che noi non abbiamo nulla a che fare, dai, ed eravamo dei bambini quando abbiamo promesso di tornare e nessuno ha voglia di fare nulla. Francis, sei tu? Albert? Fra, tu? Anche lui è d'accordo, ragazzi, sta dicendo la stessa cosa. Ronaldo Junior, la tua auto! Ecco, vedete, è proprio di questo che sto parlando. Ronaldo Junior, che cosa possiamo fare? Ragazzi, dobbiamo fermare Hit, c'è l'auto di Ronaldo Junior praticamente volata. Allora, so che tutto questo è un'illusione, ragazzi. Vedete, è di questo che stavo parlando. Dobbiamo farlo. D'accordo. Ragazzi, c'è l'auto di Ronaldo Junior, la Ferrari, che sta letteralmente volando davanti ai nostri occhi. Capite la situazione? Gli dicono che la situazione è grave. Potrebbe appena aumentare l'altro. Sembra che li ho convinti, ragazzi. Va bene, ragazzi, inutile che mi guardate tutti. Ti ha compreso, Francis. Ho capito che sono io che devo dirigere le operazioni, vecchio stampo, vecchio stile. Grande Ronaldo Junior tornerà all'attacco. Cavolo, è uguale a Cristiano Ronaldo. Attuale con cui possiamo uccidere Hit e dobbiamo provare a trovare il suo punto debole. Comunque siamo rimasti sconvolti dalla morte del nostro amico che si è suicidato perché aveva paura di tornare ad affrontare Hit. Cioè, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Ok, ragazzi, Ronaldo Junior sembra carico a pompa. Io direi che Albert Cazzuto ha deciso di prendere una mazza da baseball e lui una spranga di ferro. Ragazzi, io mi accontento semplicemente di una torcia. Non ho bisogno di fare tutto questo. Vabbè, comunque andiamo. Ragazzi, ricordate prima di entrare nella grotta che è tutto un'illusione. Ragazzi, la nostra avventura sta iniziando. Ma guardate là. Che cos'è quella cosa? Ok, sembra essere lui. Allora, calma, sangue freddo. E io direi, o andiamo direttamente all'attacco. Allora, non sto capendo, ragazzi. Scusa, Francis, ma con che rituale dovremmo intrappolarlo? Hit è sparito. Oh no. Ok, è lì, lo vediamo, lo vedo. Ciao, Hit, quanto tempo? Come stai, eh? Ricordate che è tutto un'illusione. Andiamogli addosso e scassiamola di mazzate. Arriviamo. What? È sparito, era qui, ragazzi. Era qui. Mentre, ragazzi, io ho paura tipo di trovarlo alle spalle. Non ci credo ai miei occhi. Cosa? Com'è possibile? Quelli siamo noi 27 anni fa. Ragazzi, ci sta trollando. Ci sta prendendo per il... Ricordate, è solo un'illusione. È solo un'illusione. Ci sta prendendo in giro. Ti stai divertendo, eh? E va bene. Ragazzi,
Scassiamo le nostre copie da bambini. Forza, facciamogli vedere chi è che comanda. Eppure sembra così reale, ragazzi. Come è possibile? Ragazzi, ma che avete tutti? Siete bloccati. Non riuscite a combattere. Ci penso io. Ecco, messi tutti i KO. Ragazzi, è lui. Questa volta non mi scappi. Vieni qua, forza. Cosa, stai fermo? Hai paura? Cosa? Come sono arrivato qua? Perché? Oh mio Dio, ma sono Ronaldo Junior. Ma sono un bambino. Perché? Perché sono bambino e non sono grande? Oh mio Dio, che sta succedendo? Oddio, ma... Ragazzi, mi giuro, mi allontano dallo schermo, c'ho una paura. Ma quelli sono i miei amici. Oddio, ragazzi, no, Hit ci ha stregato un'altra volta. Dove sei? Fatti vedere. Guardate che ho trovato. Ho trovato una tanica. Devo solo trovare delle bottiglie e un accendino e posso dare fuoco a questa casa schifosa. Dai, Hit, sono pronto. Ok, ragazzi, io mi allontano dallo schermo perché non voglio morire spaventato. Sembra che sia sparito. Questa è la mia occasione per prendere una bottiglia. Prendi queste bottiglie, Ronaldo Junior, prendile. Oddio, mi si è spenta la luce. Ok, ragazzi, abbiamo a disposizione dei molotov. Vacca merda, che paura! Oddio, via, via, via! Abbiamo di sopra! Oddio, non si vede niente. Non c'è la luce. Ok, ragazzi, forse provo ad andare da qua dentro. Oddio! Madonna! Via, via, via! Madonna, ragazzi, che paura! Voi non immaginate, veramente mi cago addosso. Mi viene la pelle d'oca quando lo vedo. Ok, non sto capendo niente. Dove saranno? Che... Okay. Ragazzi, ma ci siete tutti? Ma che diavolo è successo? Albert, cosa è successo? Ah, eccolo, è qui. Siamo stati vittima tutti quanti di un'illusione. Sì, infatti, ragazzi, dobbiamo cercare Hit. Oh mio Dio, ma che diavolo? Cosa cazzo sto vedendo, ragazzi? Oh mio Dio. Ma che vi giuro, non ho mai visto una cosa del genere. Ragazzi, ci sta trollando in una maniera impressionante. Ricorda, è solo un'illusione. Ronaldo Junior è solo un'illusione. Puoi passarci attraverso, se lo vuoi. Io non penso che nessuno voglia passarci. Oddio. Vabbè, ragazzi, passiamoci. Spostatevi. Non riesco a passare. Spostati. Ragazzi, non ci credo. Ci stiamo facendo praticamente strada spaccandoli tutti. Ci credo. Quanti ne devo ammazzare ancora? Oh mio Dio. Ragazzi, una mano! Cioè, sto facendo niente strada io! Oh mio Dio! No! Ah, non riesco! Oddio! No, mi vogliono picchiare! Ragazzi, qui c'è un altro Hit che sembra stia ridendo! Sta dicendo che gli siamo mancati tanto e che finalmente potremo giocare insieme a lui. Dice, come mai sta chiedendo se anche lui è mancato a noi? Ci stai prendendo per il culo, vero? Ti stai divertendo, eh? E va bene. Dice Hit di stare tranquilli perché presto, prima o poi. E così noi moriremo tutti, eh? Ragazzi, penso che sia ora di iniziare il rituale. Dai, Hit, che c'è? Hai paura? Non abbiamo paura di te. Forse è questo che lui non ha ancora capito. Stiamo facendo una specie di rituale antico per cercare in qualche modo, non lo so, di distruggere l'anima di Hit per sempre. Infatti Francis sta appunto guidando tutte le operazioni, sta formulando la parola magica. Noi ci dobbiamo mettere in cerchio, non dobbiamo avere un minimo di paura. Solo in questo modo Hit può morire definitivamente e può andarsene. Forza, ragazzi, ce la possiamo fare. E non so, ragazzi, forse tra 27 anni tornerà. Però io so una cosa, ti dagli il colpo di grazia, tieni. Scappate, ragazzi! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ronaldo Junior, cosa hai fatto? Gli ha dato fuoco! La sua essenza malvagia sta continuando a uscire! L'abbiamo fatto? Ok, è finito! Cioè, Ronaldo stai praticamente a... Ronaldo Junior ha praticamente carbonizzato il cadavere. E se ne serve un altro, perché no, porca miseria? Non è rimasto niente di lui! Si è totalmente dissolto nelle fiamme! E stanno sparendo anche queste! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo ucciso finalmente! Non vorrei sbucarsi tipo da qua sopra? No. Ragazzi, l'abbiamo ucciso! Albert dice che non ci crede. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, abbiamo ucciso Hit! Oh mio Dio, non mi dire che l'abbiamo ucciso, ma tipo tra 27 anni torna, noi ne avremo 71. Però se l'abbiamo ucciso definitivamente, ragazzi, non ci deve essere proprio più. E anche Francis sta dicendo, sta confermando la nostra teoria. Quindi ragazzi, se questo video, il secondo capitolo di Hit, parte seconda, vi è piaciuto, invito a mettere un bellissimo pollicione in su, a iscrivervi al canale ovviamente, che è d'obbligo per questo mega episodio. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto
E comunque come è stato fatto, come l'ho fatto bene, anche la skin di It che era molto meglio del primo capitolo. E vi raccomando, vi ricordo di seguirmi tutti quanti in descrizione, c'è il mio account Instagram, ci mettete solamente 2 secondi, mi raccomando, che domani ci sarà un giveaway importante e successivamente avrete la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video. Ragazzi, direi che quel che è bene, forse quel che finisce bene, io vorrei tanto mettermi con questa tipa qui. Vabbè. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo con i vostri amici. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi. I nostri amici da grandi sono riusciti a sconfiggere It per la seconda volta, definitivamente. Qua è Omega, ragazzi, grazie per essere stati con me anche quest'oggi e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!